straccettino al cinghiale? E siamo gente di Toscana, che via, non fa il bischero. Ma che si fa col cinghiale? Mettilo a marinare, questa è la prima cosa. Prepara delle belle cipolle con i chiodi di garofano. Poco ci metti, sedano e carota. Un po' di prezzemolino metti, cirocogambi. Due o tre foglie d'alloro presi dalla siepe della nonna. Ramerino e salvia. Bacche di ginepro e pepi misti. Ma da lì pure il pepe selvaggio. Tu ci rovesci una bella bottiglia di vino rosso. A questo punto piglia il cinghiale, fallo a pezzettoni e tu lo metti a marinare per 12 ore. Ma lo sapete perché si fa? Per levargli un po' quel sapore di selvatico. Prepariamo un bel fondo di sedano, carota e cipolla, olio extravergine di oliva e metti a tostare il cinghiale. Bagnalo col vino rosso e tu ci metti anche un po' di guanciale. Assata di pomodoro, concentrato di pomodoro, sale, pepe, mazzetta aromatico e lascialo cuocere 3 ore. Alla fine tu lo metti sul tagliere e tu lo batti a coltello. Se ci rimane qualche pezzetto più grosso, meglio ancora, perché almeno si sente in bocca. Che sugo! Straccetto mal tagliato a cosce. Ah, che spettacolo! Pochi minuti e metti a saltare nel sugo. Senti il profumo di Toscana. Grattaci il cascio vecchio.